Buongiorno, buongiorno. Oggi è il giorno 28 di settembre, ci troviamo sul ponte Forlanini. Sotto di noi scorre tranquillo il fiume Tanaro. Di fianco a me c'è l'amico Monticone, Giuseppe Monticone. Ma perché siamo qui? Per, come dire, ricordare anche un evento estremamente importante e interessante che si svolgerà lunedì 30 settembre alle ore 21 presso la parrocchia, il Salone Parrocchiale di San Michele, e avrà come oggetto il canale scolmatore per la sicurezza della città. In questa sede verrà presentato uno studio appunto su questo argomento che, a detta di chi lo ha progettato, pensato, dovrebbe costituire, diciamo, un elemento di sicurezza ulteriore, qui si dice definitivo, di Alessandria rispetto alle esondazioni dei fiumi Tanaro e Bormida. Adesso però il nostro Monticone illustrerà meglio quanto vi ho anticipato e farà anche un appello in tal senso. Ascoltiamolo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, l'appello è a tutti gli alessandrini, stavolta non solo a quelli soggetti ad alluvione o stati sinistrati, distrutta la casa, ma è interesse di tutti gli alessandrini che la città venga messa in sicurezza, cosa che non è. Abbiamo visto la cartina ufficiale che ci hanno presentato, quella dell'AIPO, del PAI, dove Alessandria, in caso di massima piena, su entrambi i fiumi Tanaro e Bormida, abbiamo la città con tanto poca acqua allagata, con tanto poca, ma tranne tutta allagata, tranne il Cristo. Quindi possono stare tranquilli solo quelli del Cristo. Tutti gli altri, anche se stanno all'ottavo piano e l'acqua non gli arriva, ma la città, ma anche quelli del Cristo. La città è ridotta in declino ed è ridotta un dormitorio, anche per queste ragioni qua, perché è notizia di ieri che hanno dato dei permessi di costruzione, delle licenze edilizie di robe importanti e poi le hanno revocate per queste ragioni. E allora la città non è sicura. Il canale scolmatore, ora è dal 2018, che ho pianto miseria col cappello in mano che qualcuno capace a fare i calcoli li facesse. In Alessandria non ho trovato nessuno, per parlarci chiaro, ho trovato dell'ostilità all'idea in sé. Fortunatamente ho trovato fuori regione e fuori Europa, ho trovato due studi che hanno confermato che in caso di una massima piena superiore di 500 metri cubi al secondo a quella del 94, quindi si tratta di roba spessa. In caso di quella piena lì, il canale scolmatore è in grado di travasare dal Tanaro alla Bormida, al Bormida, i 2000 metri cubi in eccedenza che il Tanaro sicuramente non sopporterà. Non può sopportare, onde evitare che si rovescino come nel 94 in città 500 metri cubi al secondo, in San Michele, Astuti, Orti e la sponda sinistra 1500, quei 2000 metri cubi lì, il canale scolmatore li scarica in Bormida opportunamente sezionata. Il Bormida è possibile fare il lavoro perché è tutto in aperta campagna. Materiale a trasporto costo zero perché lo tiri su e lo rovesci sulle sponde, fa anche da argine, da ulteriore aiuto il fiume a contenere. E quindi, a fronte dei 6.500 metri cubi del 94 che hanno fatto un disastro, se ne arrivano 7.000, questo canale scolmatore non permette un secchio d'acqua che finisca in Alessandria. È in sicurezza anche Spinetta sul fronte del Bormida, perché anche il Bormida scorre e porta giù i 7.000 col Tanaro, in combinazione col Tanaro, i 7.000 metri. Se questa non è una cosa interessante per gli alessandrini, non so che cosa dire, dedichiamoci al ballo. Va bene, allora a questo punto spero che tutti voi, tutti noi siamo stati incuriositi, siamo incuriositi da quello che ha detto, dalle
dalle elaborazioni che ci ha anticipato, e quindi io insieme ad altri saremo presenti sabato 30 alle ore 21. Alle ore 21 a San Michele. Lunedì 30 alle ore 21, quindi dopodomani praticamente, a San Michele, dove ci sarà questa presentazione dello studio. È una supplica che rivolgo a tutti quelli che sono interessati e devono essere interessati. Sui social ci sono dei mezzi senza limiti. Se ognuno condivide, legge sta roba, perché la trova sta roba da tutte le parti, mica solo su Svegliati Alessandria, si trova ovunque, la legge e la condivide con i suoi contatti, con la supplica ai suoi contatti di fare altrettanto in modo esponenziale all'infinito, ma ogni 10 contatti ne procurano 1000, che la gente sia informata. Io non chiedo che la gente mi creda, ci creda, chiedo che la gente venga ad informarsi di che cosa sta succedendo e che occasione c'è per Alessandria, a un costo appena superiore al Maier. Il Maier in sicurezza non ci ha messo, il canale scolmatore sì. Benissimo, con queste parole accorate concludiamo il nostro servizio qui dal Ponte Forlanini di Alessandria. Arrivederci a tutti, arrivederci. Alla prossima, grazie.